Piacere, sono Diego. Piacere. Ciao, signori, Diego. Matteo. Benvenuti. Ciao, a me. Possiamo iniziare. Diamo inizio alle danze. Diamo inizio alle danze. Ma di che parlavate? Allora. Meglio non dirlo. Chi vuole partire con le sensazioni di questo Mister Olimpia? Ce n'è di roba da dire. Iniziate. L'ospite, partita, Diego. Iniziamo da Diego, va. Io? Oh, caspita, vai. Ragazzi. Proprio, allora, io mi aspettavo che vincesse Derek, che finisse così in realtà. E avevo ipotizzato un prestito dodicesimo. In realtà sbagliando, perché l'ho ipotizzato quando c'era ancora Nick Walker, quindi sarebbe arrivato tredicesimo. Però sono contento di come è andata per l'Italia, perché anche se molte persone lo stanno denigrando, dicendo che c'è stata praticamente un'apocalisse tra gli atleti, in realtà un dodicesimo posto nell'Open è tanta roba, soprattutto negli ultimi anni. Secondo me, visto che tante persone si stanno ispirando a questi nuovi atleti che stanno andando in gara, magari in futuro ci sarà anche più frequenza nelle qualificazioni dell'Olympia Open. Per quanto riguarda la top 3, quando erano in gara io sinceramente credevo che Derek non la spuntasse, cioè io credevo che Adi si riconfermasse, perché lo vedevo più qualitativo, tanto più qualitativo, e in passato quando un Mister Olimpia perdeva di solito era perché o scoppiava, tipo come successe il nono anno che ci riprovò Coleman, no? Che non ce la faceva più, o anche Philippe con le ernie e tutto quanto, e l'altro era superiore, il giusto, oppure quando l'altro era fin troppo superiore in tanti punti, e a quel punto allora perdeva. E quindi mi aspettavo in realtà una riconferma di Adi. Sono contento per Dauda, non so se Dauda, probabilmente se ci fosse stato Nick Walker, riusciva nel terzo posto, perché dalle foto che ha messo Nick dopo che si è fatto male sembrava molto in forma, e Dauda dietro mi sembrava un po' spento. Cioè, mi sembrava come tutte le persone di colore hanno come uno strato da perdere in più, sebbene siano enormi, no? Non so se vi pare anche a voi, se avete avuto questa stessa impressione. Sì. E per l'Open, comunque, grosso modo, mi aspettavo quella top 3. Sono contento invece per la 212, per Patrick, e finalmente ha vinto l'Olimpia con Kion. E se facciamo la somma di quelli che hanno vinto nella 212 nell'Open e Bumstead, che era assodato, insomma, probabilmente solo se si fosse azzoppato Ramon riusciva a batterlo, e sembra che quest'anno l'Olimpia ha preso una direzione totalmente diversa, i giudici, cioè stanno premiando molto l'estetica, anche con Terni nel Memphis Eek, comunque un Memphis Eek proprio che tu lo guardi e dici cavolo, è da copertina, no? E quindi sembra che stiano cambiando direzione. Kion non era più definito di Samson, così come Derek non era più tirato di Derek, però li hanno premiati, quindi probabilmente c'è un cambio di direzione. Non so se avete pensato anche voi questa cosa qui. Effettivamente un po' l'ho pensato anch'io, perché cioè, la prima gara importante era il venerdì, la 212, e sono rimasto veramente a bocca aperta quando hanno premiato Kion come vincitore. Cioè, io e Matteo non ci potevamo credere, siamo veramente rimasti a bocca aperta, perché entrambi vedevamo Sean come vincitore, ma non solo perché era più definito, allora, era sicuramente più definito, più duro, ma anche cioè, aveva dei distretti muscolari enormi. Cioè, non è che era solo più tirato a livello di proporzioni, di volumi, eccetera. Secondo me batteva Kion. Ovviamente non aveva la sua struttura, però muscolarmente lo vedevo superiore. Cioè, anch'io mi sarei aspettato magari un sorpasso da Kion Prodigy, Kion Pearson, come volete chiamarlo, magari tra un due anni. Non me lo aspettavo così presto, sinceramente. Anche perché, vabbè, ancora Clarida, devo dire che era in una buona condizione, con buone masse. Sempre un anno da giardino, per carità, però la 212, tra l'altro, così
Portava però da tanti anni sempre la stessa cosa comunque, eh? Cioè più di quello non riusciva a mettere sul suo corpo ovviamente. Forse una ventata d'aria nuova, sì, quello che si è cercato anche con Derek. D'altronde Derek ha una bella immagine, un bel ragazzo, un ragazzo cristiano, un ragazzo che può piacere al pubblico. Posso essere politicamente scorretto, Fabio? Mi conosci, puoi farlo assolutamente. Adi è un cazzo di kebabaro, dai, mica, è lì, può essere striato quanto vuole, bello, ha portato il suo pacchetto, eccezionale, però chi è che ti coinvolge? Per dire, quindi secondo me hanno fatto questa decisione, oltre al discorso estetico, anche un discorso di novità, di curiosità. Abbiamo i Mister Olimpia più belli, da tanti anni non c'erano, almeno da quando c'era Showroden non c'erano Mister Olimpia belli, quindi comunque di 6 anni. Sì, quello del Man Physique, come hai detto tu, può essere sulle copertine di GQ, su Novella 2000, cioè, so, comunque anche quel fatto lì è stato premiato. Poi la mia personale opinione è che Derek Adi non c'era così tanta distanza, non si può parlare di furto, perché Derek sul back era definito con dei dettagli tremendi, si apriva bene, simmetrico, completo, forse solo i bicipiti erano la parte un po' più debole, però guardate il gluteo quanto era striato, aveva dei solchi che sembravano scavati. Il davanti, il petto è rimasto debole, io mi aspettavo sinceramente qualche miglioramento di più, sono rimasto deluso un pochino, sì. Però dai, non si può parlare di furto assolutamente, anzi vi dirò anche una cosa molto personale. A livello soggettivo, quindi come gusti, io tifavo Samsung Dauda, non sto dicendo che doveva vincere lui, perché il back e la schiena era tremenda, cioè non era, e anche la condizione non era a livello degli altri due, però io voglio un bodybuilder grosso nella Open, quindi tifavo per Samsung Dauda, per dire. Se avessi vinto lui non mi sarei lamentato, avessi vinto Derek non mi sarei lamentato, avrei detto volevano portare qualcosa di nuovo in premiato estetica. Avesse vinto Adi avrei detto ha vinto il campione in carica, mantiene il suo titolo, era più granitico, il front era vincente, la most muscular era la sua, non mi sarei lamentato in nessun caso. Enjoy. Lì Priest arrivava sesto, il massimo che ha fatto, se non ricordo male, proprio perché era piccolino. Adesso invece vincono l'Olimpia. E Lì Priest, stiamo parlando proprio della creme, proprio... arrivava sesto. Lì Priest si è battuto in un periodo che è stato il miglior bodybuilding di sempre, nel senso. C'era anche la qualità, la quantità di partecipanti, che erano tutti ottimi dal primo al quindicesimo, cioè proprio si sta parlando proprio di, si è imbattuto in un periodaccio, comunque ha fatto la sua. Poi vabbè, che braccia lì, condizione altalenante, perché non era mai, era molto sibillino come forma, non aveva la condizione continua, che insomma ha fatto già una discreta carriera, per amor di Dio. Riguardo l'Olimpia, furto mi sembra esagerato, perché erano, a parte se guardi le scorecard, i giudici avevano già un'idea molto più chiara di quello che aveva la gente, perché anch'io, però se la durezza di Adi non deve essere però un parametro, perché alla fine se guardate indietro, in quanti Mister Olimpia hanno portato quella durezza? Due, lui e Dorian Yates, nessun altro ha avuto quella graniticità lì, quindi se guardi lo stesso Philip, Ronnie Coleman era tirato, striato, sì, ma duro così no. Quindi la gente si inganna perché guarda la durezza e dice è tutto diverso. No, Derek sicuramente ha le sue pecche, è più morbido, però se a livello di distretti come eventi muscolari è migliore. Quindi secondo me ci sta. Se avessi vinto l'altro anno no, ma quest'anno secondo me non è un furto. Voi vi ricordate Andreas Munzer? Sì. L'ho goduto. Mamma mia, è morto alla mia età. Un esempio di atleta iperdefinito, durissimo, striato, non ha mai vinto un cazzo. Bravo, questo è un bel esempio, è vero? È arrivato terzo all'Arnold come miglior risultato. Non solo, Adi è impressionante perché ha i pettorali striati, va bene, ha gli addominali laterali bellissimi, gli obliqui, ma non è quello che si richiede a un Mister Olimpia. Come diceva anche Rich, ma io lo penso da sempre, se no Presti sarebbe Mister Olimpia. Sì. Ragazzi, Mister Olimpia è un'altra cosa, sono tutta una serie di parametri, poi il gusto estetico personale ci sta, per carità,
Però io quando ho visto il pre-judging la mattina, cioè la mattina mentre lo facevano, la mattina presto, ho detto se Derek mangia i giusti carboidrati, si asciuga, si riempie, è già vinto. Perché non so se avete visto le ultime immagini, quella alta definizione da vicino, non era così poco definito sul front. No, neanche no, no. Le finali no. Le finali non aveva le striature, ma quella è una caratteristica di naturale che ognuno di noi ha o non ha. Quindi infatti, io quando l'ho visto ho detto è bellissimo. Poi, discorso rapporto vita-spalle, discorso stondature dei muscoli, inserzioni, armonie, è migliorato tanto sulle gambe. Dietro non lo nomino neanche perché avete già detto tutto. Davanti secondo me è migliorato moltissimo. Ha fatto quello che doveva fare. Poi Adi poteva vincere benissimo, però sarebbe stata un po' stiracchiata. Poteva vincere benissimo. Samsung più di tanto non può arrivare, anche se io sono dell'idea di... Non mi ricordo il nome, caspita, a parte il cognome. No, a parte l'asso di Ghisa, Riccardo, anch'io sono Rich, Riccardo. Sono Rich Junior. Ok, sono d'accordo con lui che ci vorrebbe un bel campione statuario, perché sennò facciamo la 2-12 nella Open. Però ancora non c'è, perché... No. Quindi secondo te ci sarà una sorta di 3-4 anni in cui vince Derek, non vedi nessun altro che... Almeno 3. Almeno tre, poi di più non va, di più non va. No. E anche perché per me l'anno prossimo se la batte con Nick Walker, là sarà la sfida. Nick, ragazzi, se arrivava in gara, secondo me c'è il secondo posto secco. Era bella in forma. Anch'io l'ho pensato, sì. Ho visto anche che la vita sembrava tanto più stretta. E le gambe, invece, che gambe portava? Molto più grosse. Che sfiga che ha avuto. Altro che... Vedi, questa è perché si è allenato in buffer. Ha fatto stacchi rumeni in buffer e si è strappato, vedi, a volte. La teoria di Branch Warren. Sì, uguale proprio. Perché si è provato ad allenare in buffer e si è infortunato. Branch era una cosa disumana. Ciao, che poi pensavo che alla fine, per questo Mister Olympia, abbiamo da parlare solo per i primi tre. Poi dal quarto, quinto, sesto, settimo c'è un po' un buco, diciamo. C'è una nuvola, non sono delle posizioni ben definite. Non erano molto belle, non era molto bella la top 10, secondo me. Ma comunque, alla fine, dicevo, riflettendo su quello che si sente spesso nelle interviste, l'ho detto anche recentemente presto in un podcast, che praticamente l'Olimpia in carica per perdere il secondo deve essere nettamente superiore. Questo in questo Olimpia è stato completamente disatteso, perché Clarida si è presentato come lo scorso anno, quindi in formissima. È stato battuto da un Kion, secondo me, non eccezionale, un po' più grosso dell'anno scorso, ma niente di stravolgente dal punto di vista della condizione e della qualità muscolare, quindi la durezza, e ha perso. Idem nella Open. Adi non si è assolutamente presentato peggio dell'anno scorso, anzi io l'ho visto più in condizione dell'anno scorso, quindi gli stessi volumi del 2022 con una condizione migliore, quindi è anche migliorato. Derek pure, quindi secondo me questa regola vale non vale, o perlomeno sicuramente questo Olimpia è stata disattesa. Ma guarda, sta regola qua vale quando hai il campione dominante. Eccoci, quando hai un personaggio che dura 2, 3, 4, 5, 6 volte, allora sì. Okay. Ma se no, in realtà tu per battere il campione devi essere anche solo in qualche parametro a parità degli altri migliore. Perché i due erano sovrapponibili quasi. Sì, però anche secondo me. L'estetica, la rotondità di Derek sono state premiate. Non dico che siano meglio, ma sono state premiate. E lo stesso Kion. Kion non era squartato, ma cazzo se era bello. Sì, bello è bello. Infatti, allora, io preferisco nettamente Kion. Scusa, l'ultima cosa, se tu guardi nel passato, a parte appunto i campioni ultra dominanti, gli altri che si sono susseguiti, chi li batteva non è che era molto meglio di loro. O guarda la storia passata, o gli ultimi che si sono tolto Rami, che per me proprio non doveva vincere manco mezzo, tolto quello... Curry, Schroden, effettivamente sì, non c'era quel dominio. No, si parla di gente che avrebbe vinto
vabbè, nel caso di Lore, magari un altro anno, poi stop. Non avevano questo. Poi, a me, sinceramente, un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso è, diciamo, tutto questo scandalo della vittoria di Derek. Ma riflettendoci, gli Olimpia, quelli prima, che ha vinto Rami, in una condizione indegna per un Mister Olimpia. Cioè, un Mister Olimpia pieno di atrofie, completamente sproporzionato. Cioè, veramente, veramente orribile. Con un Adi Chopin che arrivava terzo, comunque con una condizione pazzesca, e Adi Chopin non è che nel 2022 si è presentato 10 kg più grosso. Era leggermente più grosso e leggermente meno in condizione. Quindi secondo me la gente, quando parla di scandalo, cioè, sembra che Derek veramente ha preso un sacco di insulti, la gente dice che è pieno d'olio a caso, polemiche inutili. Poi i fan di Adi che dicono che sei pieno d'olio, lì è ridicolo, se si scandalizzano, chiudo, poi vi lascio parlare, se si scandalizzano per una vittoria di Derek che era realmente vicino ed esteticamente due spanne sopra, e non si scandalizzano per un doppio Olimpia di Rami, secondo me indegno, nel senso che per me un fisico così non era da Mister Olimpia, allora no. Mi sarei più che altro arrabbiato per i terzi posti di Adi, che potevano essere secondi, ma addirittura dei titoli. Come disse Richard, secondo me Adi Chopin 2019, 2020, 2020 no? 2022, 4 Olimpia. E questo qui, che sarebbe stato il quinto, secondo me l'ha perso non di tanto, giustamente. Quindi non tiro in ballo politica, il fatto che Adi non parla inglese. Cioè, secondo me erano realmente intercambiabili. Quindi se vinceva Adi non rubava niente, ma per quello che mi riguarda questo era il quinto Olimpia che vinceva Adi. Quindi per me ne ha 24. E quindi mi scandalizzerei più per quelli non vinti degli anni scorsi, più che la polemica di Derek. E qui mi taccio. Secondo me dipende anche un po' tutto il caos che è nato dal tipo di fanbase che ha Adi. Perché oltre che non si è mai visto che un Mister Olimpia ha dovuto chiudere l'account e poi, visto che non potevano più insultarlo, gliel'hanno fatto bannare con le segnalazioni. Una cosa del genere non si è mai vista. E in più è proprio il modo in cui vivono il culturismo. Cioè adesso, non so se avete visto i manifesti, uscirà un film di Generation Iron fatto solamente in Iran, con chiamato Adi, il re della Persia. Sì, sì, terribile sta roba. C'è un Generation Iron su Adi Chopin, re della Persia, dichiarato oggi, tra l'altro, questo film. Quindi, ma sarà come i film indiani con Spider-Man in 2D, quelle caponate del genere? Spero di no. Multiverse. Però sembrerebbe anche in Italia, comunque, che è stato abbastanza... Cioè, è vero i fan, però anche in Italia molti hanno parlato di furto, o Norwich. Com'era? Non capisco cazzo nessuno. Io penso che l'Ashford sia il campione che tutti volevano e che poi quando ha vinto esatto. È stato più... Cioè, non lo so, incredibile. Accusato di essere pieno di sintol da tutte le parti. Ma dove? Cioè, dove l'ha visto la gente? No. Non lo so. Sinceramente non so perché si sono accaniti così tanto e paradossalmente quando doveva essere prima nessuno ha detto niente, anzi era terzo perché c'era la spalla sospetta, adesso la spalla sospetta perché le persone hanno la memoria corta. Secondo me volevo far uscire un video, volevo far uscire un video sulle spalle di Bumstead, che l'anno scorso erano a punta e quest'anno no, però poi decisi di far uscire il video di Derek Lansford. Rich mi ha risposto e ho pubblicato il commento di Rich perché è un amico. Poi dopo di lui mi hanno scritto tipo 50 persone, ognuna con un'idea diversa. Per esempio mi hanno scritto del fotografo ufficiale che ha messo le foto facendo vedere che in realtà era il tan che si era scolorito e quant'altro. Poi c'era gente che mi ha parlato dell'acido ialuronico. Poi, cioè, ci sono tantissime cose che vanno... Cioè, secondo me è proprio sono dei discorsi sterili, cioè rovinano solo l'ambiente inutilmente, perché molte volte sono semplicemente le forme dei muscoli, cioè quella che c'ha di sotto il dorso è proprio la sua forma del dorso che con quel colore, con quella sposa in quell'immagine risulta un po' più gonfia. Cioè secondo me si cerca, capito, anche il deltoide quello laterale laterale è fatto un po' a punta, e la Bumstead, cioè un po' le forme dei muscoli non è che sono perfette, quindi secondo me sono discorsi un po' inutili che creano solo, cioè allontanano secondo me dalla
Una considerazione, secondo voi la reazione di Adi ha spinto ancora di più la sua fanbase a reagire in questo modo? Adi è andato, è proprio bruciato. È stata proprio una cosa da fesso. Sì, sì, si è giocato i prossimi Olimpi anche se... Esatto. Insomma, c'è Nick Walker così a casa. Ah, bravo coglione, bravo, il carrozzino si è alzato. Adesso dirò una cosa veramente poco politically correct, però è una questione culturale. Già si era vista con Rami, adesso si vede ancora di più con Adi. È una questione culturale e di quel tipo di parte del mondo. Purtroppo la verità si dica. Sì. Ma poi ci prima sta, a far tutti gli amici. Ci sta che si è arrabbiato perché ha perso anche soldi, però lasciare il palco così è troppo, considerando anche che ci sono compagni di team e quindi si sono allenati insieme. Ma infatti Derek l'ha detto che ci è rimasto male in un'intervista, ha detto ci siamo allenati insieme tutti questi mesi e poi che fai, vinco io che mi alleno con te, te ne vai. Ma infatti poi nella foto che si è fatta in Irembod dopo, l'anno scorso c'erano tutti e tre, quest'anno solo Bumstead e Derek. Sì. Cioè. L'anno scorso Derek se l'è abbracciato quando ha perso lui, se l'è abbracciato, se l'è coccolato, perché complimenti, invece quest'anno... Tra l'altro Adi ha fatto una doppia figura di merda perché si è tolto subito la medaglia, poi gli hanno detto facciamo la foto, se l'è rimessa, fatto la foto, se l'è ritolta, ed è andato via, l'hanno chiamato, si sono girati tutti e lui è andato via dritto, proprio... Altro che Rami al Pittsburgh. Sì, in effetti sì, stava figurati dopo la foto quella, diciamo, che gli alzano le mani, lì lui se l'era tolta, stava andando via, l'hanno fermato, gli hanno fatto fare la foto con la posa e poi se l'è ritolta. Sì, in effetti. Esatto. Sì. Se fosse stato per lui sarebbe andato via subito. Subito, subito. Avrebbe abbandonato il palco senza fare manco una foto. Tutti a parlare di sportività, il titolo per l'anno prossimo, così sì, quello non è stato bello, anche perché comunque per Derek era il momento migliore, più bello della sua vita, un compagno di team ti va via, magari, si è visto che Derek quest'anno ha vinto tutto, cioè, non... E l'anno prossimo per Adi, a parte il gesto politico, il gesto che ha fatto adesso, insomma, ma sarà ancora più difficile, perché l'anno prossimo sarà un'Olimpia bellissima, perché oltre a Nick Walker che torna ci staranno anche tutti i nuovi cavalli emergenti, no? Tipo il brasiliano che si chiama Orse, che deve gareggiare in Romania, ci sarà Goodvito, sperando che non salta da qualche altra parte, per l'amor del cielo. Cioè, ragazzi, ci sarà gente molto bella. Ragazzi, mettiamo un dollaro a testa che non gli fanno entrare, non lo fanno entrare negli Stati Uniti Adi l'anno prossimo. Io blocca la visa. Io metto un dollaro subito. Secondo voi, pensavo sta roba. Balliamo la fresca! Secondo me che Adi ha perso l'Olimpia. Perde anche il coach. Secondo me perde anche Annie Rambod. E se secondo me lo scarica. È abbastanza inculato, perché è lui che lo fa entrare. È lui che lo fa entrare. Secondo me, a breve, secondo me non è neanche più allenato da Rambod. Ho questa idea un po' così. E sappiamo che Rambod ha le mani d'oro, ti trasforma... Piero. Cavoli. Ma chissà come fa poi, tra l'altro, tutti, Quanti ha? 22 Mister Olimpia in totale? Più anche, yes. 24. Sì. 24? Quest'anno 24? Sì. Beh, bravo anche a individuare quelli geneticamente portati, ragazzi. Sì, vuol di Dio. Anche perché segue solo i campioni alla fine. Cioè, in totale ne seguirà forse 10-12. Non fa un coaching di massa. Molto selettivo. No. È d'élite proprio, sì, sì, sì. Andrei Deiu lo segue ancora nel Main Physique? Ma mi sta allungare già più, Ma in cosa? Andrei Deiu, ha mollato proprio. Sì. No, mi sa che ha lasciato solo la Ivogen. Perché se guardi nel profilo di Ani, c'è Andrei nel tag, nella descrizione. Mi pare di sì. Ha lasciato solo la Ivogen. Perché lui comunque sembra un bel atleta. non lo so perché. Voi, ora che Adi ha perso, potrebbe fare l'Arnold Classic per dare la svolta? Secondo me sì, potrebbe. Sì. Beh. È invito, per cui non so se lo inviteranno, ma... No, vabbè. Non penso che non abbia problemi. Ah, ma l'Arnold Classic in America? Sì. Non lo so se ce lo mandano. Ma no, pensavo di UK. No. Secondo me non ci prova a fare l'Arnold. Secondo me
invece per gli altri piazzamenti siete abbastanza d'accordo con Brandon quarto, quinto Andrew e così via? Hunter Ladrata, mamma mia, Hunter Ladrata. Inutile bodybuilder Hunter Ladrata. Porca di quella miseria, ogni anno qualcosa lo ruba. Perché Brandon invece... Allora, hai ragione, assolutamente ragione. Brandon gli voglio dare il beneficio che dal prejudging si vedeva che era stato malissimo perché pesava due etti bagnato, un po' ha recuperato nelle finali, è simpatico, piace alle judging, vabbè, però sì, sesto era meglio, quinto, insomma, una roba del genere. Io avrei messo, allora, come avevo detto, i primi tre sì, poi quarto avrei messo Jacked, quinto Criso e sesto Curry. L'avrei messa così, la top six. Addirittura. Poi dopo avrei messo settimo Labrada, ottavo Barton, nono Grimes e io ci avrei messo Andrea, decimo. Davanti ad Hassan e a... Davanti ad Hassan e Griffin. Sì. E Griffin. Griffin era orrendo, aveva un pancione, senso, poi lo dico senza inguardabile, cioè di tifo, proprio secondo me oggettivamente era superiore sia ad Hassan che... Ma Hassan già ha fatto contropressi e l'ha battuto, quindi rispetto al fisico di Andrea preferiscono la massa deforme di Hassan. Sì, anche però si è strappato il braccio. Senza condizione, cioè era le gambe erano un ammasso di carne, cioè non c'era una linea. Come sempre, lui non ha mai avuto una condizione decente. Però secondo molto me, pieno. Stiamo parlando di linea e condizione di Derek. Secondo me il parametro andrebbe rispettato anche scendendo. Cioè Hassan è, non solo è enorme, ma è senza nessun tipo di estetica né di separazione muscolare. Quindi io sono d'accordo. Alle finali, se la Mister Olimpia ti dà un giudizio, no? Cioè, la massa secondo me non batte su tutto, poi ci deve essere anche il resto. È un criterio importante, però se no sono massi informi, sarebbe qualcosa veramente... Il fatto è qual è? Il fatto è che il criterio di giudizio che usano in FBB non è uniforme. Nel senso, è vero quello che dici, cioè che hanno fatto vincere un esteta e poi, andando giù con la classifica, hanno fatto un po' non seguito la stessa linea. Ed è una cosa che ho visto anche nel Memphis Heap. Per esempio, nel corso dell'anno, il video che uscirà domani riguarda Riccardo Croci. Riccardo Croci che ha vinto i pro show che ha fatto, 5 ne ha vinti quest'anno. E tu che fai? A un atleta che premi 5 volte... lo metti nell'ultimo call out, credo sia arrivato ultimo o penultimo. Quindi non c'è un'uniformità di giudizio tra le varie gare, anche internazionali, e non c'è un'uniformità di giudizio neanche dentro la stessa gara. E questa cosa secondo me penalizza lo sport, perché alla fine in categorie dove le differenze sono minimali, come le categorie femminili come le bikini o estetiche come in physique magari, o anche in questo caso in Mister Olimpia, dove poi hanno cambiato sembra parametro di giudizio dal sesto in poi, uno non ci capisce più niente. Però posso... Anche perché le due posizioni prima di Presti sono due fisici totalmente diversi, cioè uno è enorme, brutto e non è presente senza separazioni, Griffin invece c'è sopra, molto piccolo, svuotato, asimmetrico, strappo al petto, cioè nel senso proprio non si capisce. Però scusate ragazzi, era la metà da Sun. Quindi... mi state dando la risposta da soli, cioè la Open è la categoria dove Tana libera tutti a differenza delle altre, per cui trovi dei fisici totalmente differenti. Prima di tutto giudichi chi hai sul palco e non c'è un parametro, perché se tu mi metti nella stessa categoria Tony Burton e Criso, capisci che sono due fisici totalmente diversi, quindi devi valutare chi hai di fronte, come è cresciuto negli anni, se è migliorato o peggiorato, rispetto a un fisico totalmente diverso che pesa svariati chili in più o in meno, è più o meno definito, però ha dei punti, quindi è veramente impossibile dare un criterio unico. Non puoi far vincere la definizione, perché sennò quelli che hanno tanta massa, dove li metti? Sei alla Open. Non puoi fare vincere il contrario e basta, perché la definizione fa parte dei giudizi principali. È parecchio complesso, per quello che spesso sembra che si utilizzino dei parametri a cazzo, in realtà devi vedere chi hai sul palco, perché la stessa gara con buona parte di attriti l'anno scorso, tolti i primi due o tre, il resto è andato a remengo tutto.
Sì, ma infatti tolta la top 3, il resto è tipo una nuvola in cui se tu inverti le posizioni, veramente tutte, dal quarto al, diciamo, l'ottavo, va bene tutto. Cioè, stanno a libera sono... tutti. Sì, sì. Cioè, secondo me tutte le potevano invertire. E c'era poco da dire. Non lo so. Però io ti dico, su quello lì, a me no. A me Griffin e Mostafà in top 10 proprio non me li faccio digerire. Mostafà undicesimo. No, decimo Josh Griffin, undicesimo Sam Mostafà, dodicesimo Presti, tredicesimo Teo. Ah, Griffin è brutto come la fame. Meritava il decimo posto Presti, secondo me. Sì, Griffin poi fa sempre il vacuum per nascondere l'addome. Che non ce l'ha. Che non ce l'ha. Sull'upper era la metà, asimmetrico, cioè... veramente era, non lo so, ma non so perché hanno deciso di premiarlo Griffin. Però andiamo a un altro punto fondamentale del bodybuilding moderno: non si premia il miglior fisico là in cima. Questa qua è una favola per bambini. Si guarda, intanto stiamo parlando di un'azienda privata con un business privato, perché questo è Mister Olympia, non è lo sport pubblico, le Olimpiadi. Poi dopo bisogna vedere chi può portare, che beneficio può portare nelle varie nazioni, perché ci sono gli sponsor, ci sono tutte le case di integratori che aprono i mercati nelle nazioni di Tizio, di Cara, abbiamo visto col Medio Oriente. E poi bisogna capire quanto tempo uno sta facendo i Mister Olimpia, che piazzamenti ha avuto. Presti, ragazzi, è arrivato, ha fatto una scalata della Madonna, ma c'è gente che è lì da più tempo. La gavetta si fa, non è... il resto è belle speranze. Mi collego al tuo discorso. Se guardiamo il beneficio di Arnold Schwarzenegger al Mister Olympia, al bodybuilding, è stato entusiasmante. Sergio Oliva era un bodybuilder della Madonna, ma non dava lo stesso contributo. È certo. Sì, però oggettivamente, adesso, ok, il discorso politico sicuramente c'è, però Hassan e Griffin, che potere mediatico hanno rispetto a un Presti? Ne ha più Presti. Ne ha più Presti, quindi è un qua in Italia. In Italia. Cioè, come nel mondo, Presti non conta niente. Se già adesso, conta meno la Sam Mostafà, Mostafà secondo voi a livello internazionale più rilevante di Presti da un punto di vista mediatico? Charles non penso. Quanti iscritti hanno su Instagram? Qualcuno ci dà sotto mano al volo? Ma non, vecchio, non conta a vedere. Tra l'altro mi è arrivato follower, proprio come non conta quanti iscritti hai, conta quanto tu sei ben visto nella tua nazione. Presti ben visto in Italia, ma l'Italia è un paese che investe 4 soldi nel bodybuilding. Il Medio Oriente, l'India, stanno investendo un'infinità di soldi. Sono invasati. Mi ricordo con la Oxygen come volevano battere l'America a tutti i costi, era una roba bestiale. Così. Purtroppo ha ragione Cesare, perché... sono un mix di fattori, però sì, confondono sicuramente. Perché è come pensare che nel calcio vinca sempre la squadra migliore. Ma quando mai? Vero. E invece per quanto riguarda il Classic Physique, cosa ne pensate di Sibam? Secondo me fa ancora un anno e poi smette, perché l'ho visto parecchio in difficoltà e stanco. Mi accodo. Ha fatto un video che adesso l'ho messo su Telegram, lo devo andare a recuperare, dove praticamente piangendo diceva che è stata molto dura questa preparazione, anche iniziarla, decidere di iniziarla. Quindi ci sta. D'altronde lui ha tutto, chi gli frega di continuare. Io sinceramente lo preferivo nella versione dell'anno scorso, poi magari mi sbaglio perché il video che ho visto mi sembrava più drammatico, più impattante l'anno scorso. Mi sembrava più drammatica la condizione, non che gli mancasse, però e c'è il fatto che comunque la concorrenza dice e non si sta avvicinando, perché il divario anno di anno si assottiglia, quindi che gareggia ancora per molto, poi si sta facendo c'ha già troppi infortuni. Si comincia a far male troppo spesso, quindi al di là dei reni veri o presunti, però già a livello muscolare accusa. Mentalmente mi sembra
abbastanza la frutta. Mentalmente vicino al limite. Io gli do un altro Olimpia. L'anno prossimo, secondo me, lo fa. Però è veramente l'ultimo. L'anno prossimo. Secondo me, se non ci fosse sua moglie che lo spinge, avrebbe già smesso anche. Sì, concordo. Io non ci giurerei che invece... Che continuando da forse... Secondo me lo aspetta giusto l'entusiasmo che passi tutta la solfa, poi secondo me il prossimo lo fa. C'è Ramondino che sta ascoltando queste parole ed è lì che si sta pastrugnando sotto per la gioia. Era bello Ramondino. Era proprio bello Ramondino, Asa Star. Era bello, ma non è classico per me. A parte che... perché ormai c'è Siban che classic, il resto a proposito, Ramondino c'ha un appoggio dei brasiliani mica da ridere, fanatismo cieco, peggio degli islamici, sì. No, stanno fuori anche troppo. Guai a toccarli il loro idolo che si è massacrato. I brasiliani sono terribili. Gli fanno una shitstorm che dura per mesi. Neanche Domingo Poliandri ha fatto una roba del genere. Domingo si è bruciato da solo. Lasciamo stare. Meglio, lasciamo stare. Va. Allora, toccato l'Olimpia. Questo weekend ci sarà una gara molto interessante in Romania. Tosta, secondo me. Tosta. E non sono convinto che Samson andrà a vincere così facile. Sarebbe un dramma. Dipende, dipende come arriva il nostro amico from UK. Nathan? Vi immaginate se Nathan lascia dietro Samson, che ribalta è possibile, ai vertici possibile. Alti? Perché secondo me Milos si uccide. Una settimana dall'Olimpia. Secondo me Milos si uccide del poi avete diretto visto... sul podcast di Cutler. L'avete visto il podcast che ha fatto con Dennis James all'Expo? No. Mamma mia, che ridere. Mamma mia, c'era Milos che a momenti picchiava Dorian Yates perché vedeva Samson come vincitore. Terribile. No, io ho visto quello che ha fatto insieme a Jay e con tutta calma gli ha spiegato, Jay provava a spiegargli come mai è arrivato terzo e come mai ha vinto Derek, ma non la voleva capire da quello lì. No, io lo so, adoro, però quando parla dei suoi atleti, cioè, è poco più di parte. Mamma mia, allora, però, ma veramente recupero ucciso. Il video lì con Yates. Io sono molto curioso di vedere come arriva Zagarella questo weekend, perché i suoi soldi non è una categoria importante che secondo me può portare un atleta italiano in top 10, anzi in top 5, perché in top 10 già c'è stato. È anche bello. Veramente. Ma perché Zagarella gareggia in Romania? Certo. 12. Non lo so. Sì. È bello, È bello da vedere adesso. È grosso e mantenuto i fianchi stretti. Oh, Fabio, non è che ci tocca comprare la live, no? Non c'è, non esiste. Non c'è la storia? No. Io non l'ho trovata. Ma la facevano sempre gli altri anni. No, in Romania. Io non l'ho trovata. Se la trovi? Cioè, dopo guardo e vedo. Dopo ci guardiamo. Ma avete sentito l'annuncio di Arnold a proposito? Che fa la streaming gratis? Tutto gratis. Tutto gratis per le sue Arnold. Dove? Lo streaming? Sì. Mm-hmm. Wow, che figata. Che signore. Sto qui, commerciale. In 2 anni ha alzato, raddoppiato, se non sbaglio, il premio dell'Arnold Classic e adesso triplicato si... anche. Triplicato. E premia di più anche i Classic, ma Arnold ci sa fare, raga. Ma sta facendo il culo all'Olimpia, Ma vi ricordate nel 2020 che c'era anche The Rock che voleva fare la sua federazione o la sua gara? Con Phil che era pronto a tornare. Quella sarebbe stata strafiga. Adesso The Rock ha presentato il film con Filippo, non so se avete visto il trailer. Sì. Dopo 4 anni alla fine sono riusciti a produrlo. Sì, ha già fatto il film con Filippo del suo ritorno. Documentario tipo Generation Iron, ha fatto il trailer e dovrebbe uscire a inizio 2024. Wow. Meglio tardi che mai. Con calma. Che poi non è mai più uscito dimenticato il film dell'Olimpia. Che film? Di quando nel 2020, quando ha partecipato Phil, stavano producendo il documentario del suo ritorno al Mister Olimpia.
Ma non è più andato, non ha più gareggiato nel 2020 lui. Pardon, sì, vabbè, sono rincoglionito. Pardon, scusate. No, lui è partito. No, lui è tornato nel 2017. No, lui nel 2017 l'ha vinto. Beh, lui ha perso nel 2018 con Rode, il 19 è stato a casa e il 20 è tornato. Sì, è tornato. Sì. Stavano producendo il filmato del suo ritorno, poi interrotto bruscamente dopo il terzo posto. No, è questo qua di The Rock? Sei sicuro? Sì. Ah, perdono. Sì, dopo te lo mando. Sì, grazie. Sì, sì. Ma ha fatto tipo a proposito... Generation Iron con ospiti tipo Jay, Ronnie, eccetera, eccetera, e Phil e The Rock. Ah, grande. Questo qua. Con calma ce l'hanno fatta, però. Ma avevano anche, infatti, c'era l'idea di questo atletico in questa competizione che doveva essere coinvolta anche Phil, ma poi è finito tutto in una bolla di sapone. Ah, The Philip Story si chiama. Poi non si era capito se Phil avrebbe gareggiato, se boh, è rimasto in sospeso così. Non si saprà mai di cosa si parlava, comunque. Ragazzi, ma i premi non li avete trovati un po' ridicoli, quelli un po' bassi? Soprattutto, cioè, per il classic, il premio di Chris Bumstead, che è come quello magari di una categoria non seguita. Dice tutta sull'importanza che hanno quelle categorie lì. Pazzesco. Dice che la Open... so avete... Quindi la gente che pensa che la Open verrà surclassata e eliminata dal classic. Ragazzi, $50,000. Ma avete sentito quello che ha detto Dan Solomon alla conferenza post-Olimpia il giorno dopo? No. Uno gli ha chiesto perché non fanno la Open come prima categoria la sera. E lui si è incazzato. E lui fa, non voglio vedere le altre categorie con metà pubblico. Non le voglio vedere. Certo, cazzo. Chi se ne incula tutte le altre categorie? Tolto il classico. Che il sabato escono come prime. Perché anche lì potrebbero metterla alla fine. Però. Beh, ma è il motivo per cui hanno fatto fare il prejudging dopo le gare femminili il venerdì alle 4 di mattina con le occhiaie, stavo morendo. Per forza. Stavo morendo, non ce la potevo fare. È andata anche bene, che 2 anni fa, quando era ad Orlando, tipo finiva alle 7, 6 del mattino. È andata anche bene, questa hanno fatto in fretta, per fortuna. L'anno prossimo con Las Vegas, mi sa che il fuso orario pure peggio. Ah, ma ritorna a Las Vegas? Sì, per festeggiare l'anniversario. Perché l'anniversario di quanti anni non mi ricordo, però si torna lì. 60. 60, sì. Ma ragazzi, secondo voi ha senso riunire la 212 e la Open a sto punto? No. Tolgono show. No, no, ma dico pragmaticamente, visto che stiamo avendo una trasposizione incredibile. E i campioni sono per la 212. C'è anche più qualità riguarda, nella 212. Porterebbe più qualità nella Open, però tolti i primi tre all'Olimpia 212, gli altri non farebbero granché nella Open. Secondo me a livello di qualità sarebbe meglio, però per gli atleti non sarebbe meglio. Guarda, io spero che non la toglieranno, semplicemente perché come Italia abbiamo i migliori atleti nella 212, che sono Zarcone e Zagarella. Al momento, che sono come promesse, diciamo, no? Secondo me. Promesse assoluta. Secondo me Sarcone geneticamente disumano. Veramente nei prossimi anni, se va tutto bene, può puntare ai massimi livelli dell'Olimpia, secondo me. Sì, secondo me non gli manca nulla. Anch'io concordo nulla. Pienamente. Nulla. Voglio sentire Rich, che sbuffa. No, sbuffo perché respiro male. No, Sarcone io... per l'amor di Dio, mi piace tantissimo, però sulla 2.12 sinceramente mi piacerebbe che, come facevamo una volta, che si confrontassero in una categoria unica, di piccola taglia, di grande taglia. Magari li fai un overall, cioè come avevano in passato, se la giocano magari i vincitori delle due e poi vanno a fare la finale. Ah, come Arnold con Franco Columbo, per dire, intendi? Yes, sì. L'overall. Però secondo me Rich ha poco senso perché poi il più piccolo va a perdere, no? Come Clarida all'Arnold. Sarebbe una cosa per lo show sicuramente, bella, ma da un punto di vista di chi vince sai già il risultato. Quindi secondo me è poco utile. Beh, però Samsung è arrivato terzo.
quindi non è che ha pagato pegno. Però erano gli avversari alti 1,60 m, erano HP più 2000. Tu nel 212 non puoi essere HP più 2000. No, Clarida vorrebbero togliere le masse come parametro di giudizio. Ce ne sono tanti con la 12 in linea. Ma nell'overall poi vai a confrontare i parametri e non solo il fisico in sé per sé. Non è proprio detto che uno che sia grosso tirato sia superiore, magari uno che è bellissimo con inserzione. Quello era il giudizio della overall, poi ormai è tale per tutti. Perché... Ma tanto non c'è problema, non le tolgono le categorie perché è tutto business, quindi... Non sparirà né Classic né Men Physique né 3000 categorie femminili inutili, quindi rimane tutto come, anzi secondo me si inventeranno qualcos'altro, qualche altra minchiata il Men Physique è proprio una categoria per fare soldi alla fine, per coinvolgere più anche la meno peggio, quello è la meno peggio, anche tipo il fitness, quella è la più inutile secondo me, c'è una gara di danza, che senso ha farla? Non so neanche di cosa parlate, non ho idea. Io non sopporto quel movimento che fanno con il braccino che fa tutto così. Ma che schifo è? Ma la caponata. Ma la fanno anche gli uomini. Ma Men Physique fu inventato. Infatti, ma che cazzo. Ma ragazzi, il Men Physique fu inventato quando è? Nel 2011, quando c'erano solo Mass Monster e volevano una categoria più estetica. Fu inventato per quello, secondo me. Cioè, si mettono i pantaloncini, quindi adesso che c'è il quello gli è venuto in mente, poi hanno visto che i Men Physique erano diventati culturisti e hanno messo i Classic, esatto, quindi ogni categoria diventa sempre più estremo, anche le bikini, no? Courtney, la moglie di Bumstead, che ha vinto la bikini nel 2016, se tu la guardavi era una secca, se tu invece guardi le bikini di adesso se la mangiano. Sì. Ci sarà sempre questo andamento e secondo me Men Physique ha portato anche un botto di soldi, ma tutti quelli che volevano provare a gareggiare partivano dal Men Physique perché la metà della gente nuova che voleva gareggiare non voleva allenare le gambe, poi lo sapete che questa la metà della gente più facile da raggiungere, più bellino come fisico a livello di estetica per le persone normali. Quindi vanno a fare solo l'addominale, quando dicono ma cioè, io penso a mia madre, cioè, da impresa io ragiono pensando al grande pubblico, non all'appassionato. Mia mamma, esatto. Se guarda Ronnie Coleman dice ma che è sto schifo, se guarda Terry dice diventa come questo, cioè capito, vabbè, mo Terry, però generale... con l'idea che magari uno è strabombato e quell'altro invece va avanti a petti di pollo e riso bianco, perché l'idea comune è quella lì. Non è grosso come un open, quindi possibilmente natural. La domanda che hanno fatto più spesso è se le ragazze che erano in gara mentre c'erano le bikini fossero naturali. È stata una domanda fatta molto spesso. Certo. Il pollo, come il tonno al naturale. Tutto molto naturale. Il tonno di Fukushima. No, diciamo che come categoria... cioè, il Men Physique come categoria di passaggio a livello di, però ci sono le pose che non sono pose e quei cazzo di pantaloncini, perché al limite uno dice vabbè, è una categoria transitoria, perché non è che te ti alzi il giorno e dici ok, io faccio l'open, quindi ti aspetti che da 70 kg arrivi a 130-140 a massa e ti fai l'open, giusto che ci siano queste cose, questi passaggi, è come ci arrivi a quel passaggio che è brutto. Ma sembra di vedere i bagnini a Riccione che si mettono di fila all'altro con i pantaloni a pinocchietto e l'addominale. Ma sembra una roba così, sembra. No, poi adesso, ragazzi, sono in pochi a non solo per soldi, su. È solo per in pochi soldi. Non quante iscritti c'erano alla gara di Men Physique? Tra bikini e Men Physique che hanno fatto uno di seguito all'altro in finale, io stavo così, non ce la facevo più. 100 persone che facevano pose che non erano pose, tutto uguali, non capivi chi stava a vincere. Ma oggettivamente col bodybuilding non c'entrano un cazzo, che poi con tutto il rispetto, però il bodybuilding nasce in un modo e poi devia per fini commerciali, inserendo categorie che deviano completamente dal Ronnie Coleman, Doria Yates, cioè sono proprio due mondi separati, andrebbero divise quasi le competizioni.
proprio che non, cioè un'Olimpia per la parte estetica, che magari non si chiama Olimpia o un altro nome, no? C'era Rising Phoenix quando avevano escluso le bodybuilder women. Io proprio le separerei, cioè gli darei comunque la possibilità, perché giustamente non è che uno, cioè ognuno è libero di scegliere il proprio fisico e gareggiare, però non nell'Olimpia. Miss Italia, c'è già, no, ci mandiamo in Men Physique. Beh, adesso mi faccio vedere da tutti quelli che fanno Men Physique, cazzo, questa frase. Ah, ho tanti amici che lo fanno, per l'amor di Dio. Anche no. Io. Anch'io, ma glielo dico lo stesso, è quello il problema. Tanto in realtà tutte le categorie, ma questo sono non state è che è una create... mancanza di rispetto, è proprio secondo me che non, cioè io non è che li denigro, non, però non li accosterei nello stesso show della Open, ecco, perché sono due cose, sono due mondi che non c'entrano niente, secondo me. Infatti non si incontrano quei due mondi, cioè, assolutamente, tra Ronnie Coleman e Jeremy Buendia, cioè no, va cioè, bene, no. Uno cioè cos'è? Ma si può fare sto paragone? È possibile? So. Ma perché? Va bene. E quanto l'hanno spinto Buendia quest'anno? È il ritorno, Buendia potrà battere il campione, mamma mia. Troppo grosso. Beh, comunque per essere stato, cioè non aver gareggiato per 5 anni, beh, io ho visto sti cazzi, mica male. Sì. Il signor fisico ce l'aveva e che non rispettava i parametri. No, però quindi, il discorso di Ronnie Coleman. Ronnie Coleman è il fisico che, cioè, tutti i bodybuilder vogliono vedere. Casomai Ryan Terry è un fisico, diciamo, che la maggior parte vorrebbe avere. Perché io, se guardo il bodybuilding, voglio vedere Coleman. Onestamente, come Ronnie Coleman, non lo so che poi come andrebbe, nel senso, non so se mi piacerebbe essere un Ronnie Coleman. Per quanto adoro il bodybuilding, però c'è il classic con gli stessi parametri rimpicciolito. Sì, ma io parlo per esperienza. Io il fisico classico non ce l'ho neanche per il fisico da comodino, quindi no, 117 kg era un cubo. Quindi lasciamo stare il concetto di classic, che per amor di Dio. Un giorno devi farmi vedere una tua foto di quando eri bello grosso e fammela vedere. Avercela, non so, no. Cioè, no. Ancora non c'erano i telefonini, no, nemmeno una, neanche una grafica vecchia, zero. Forse qualcosa recupero, forse, ma non è che ero così bello. C'avevo una faccia così, era veramente un Doraemon, per l'amor di Dio. No, recupera, che sarà interessante. Comunque, sì, per quanto riguarda il Romania, ditemi la vostra top 5 in ordine, che secondo me è aperta. Usti. C'è anche Presti. Allora, c'è Presti. Italiani c'è Di Lorenzo, Presti, Buonuomo. E Buonuomo nella Open. Ok. Buonuomo che ha cambiato coach, che è passato con Tour, con Patrick, insomma. No, che non è più con il... No. Ha fatto una storia taggando Patrick, ma da poco, perché nell'ultima gara è arrivato male, stava proprio male. Poi io ci ho fatto solo per una gara, l'ha mollato solo per una, non lo so, ma è arrivato male. Mo sta settimana io ho fatto un video con lui di allenamento, no, e comunque lui stava mangiando molto poco, mi aveva detto già da tempo, e poi in gara è arrivato che era un po' non tiratissimo, secondo me, come si aspettava, e ha cambiato. È una mia idea, non ci ho parlato. Però, secondo me, però, cambiare preparatore dopo solo una gara ha poco senso. Basta che dargli il tempo almeno di lavorare dopo una gara. Non so, poi magari siamo avuto problemi personali, però non solo so. Perché non è arrivato in forma. Forse perché Patrick, stando in Svizzera, visto che lui sta qua vicino a Milano, è anche più veloce farsi vedere dal vivo. Yoda, dove lo vai a pescare? Io pensavo andava quando chi si era capito che l'aveva lasciato, pensavo andava con Sassi, prima che annunciasse il cuore. Perché ho detto magari in Italia, così c'è un check, diciamo, dal vivo, sai? Non so. Cioè, Sassi è va bene, però... Cioè, va bene perché ti crea tutto il marketing intorno, quel team là. Cioè, se nel momento in cui tu vai da Sassi, che è sparito? Asso di chi sarà? Ecco. Io non vedevo più voi. È risparito, è lui che l'ho sparito.
Stavo dicendo di Roberto che ha scelto di andare da Patrick invece che da Sassi, e Matteo diceva io mi sarei aspettato andasse da Sassi, però secondo me ha fatto bene andare da Patrick, perché tutti vanno da Sassi, ok che è ottimo perché ti fa un sacco di pubblicità in Italia una volta che entri in quel team, però forse lui non voleva magari avere un Sassi che pensasse a Presti e poi a Buonomo magari. Infatti Mauro lo dice molto spesso che, cioè, gli altri atleti che segui si sentono un po' intimiditi dal fatto che possa dare solo attenzione a Preste, ce lo dice ogni volta Mauro questa cosa. Beh, è normale, è normale. Però anche se lui dice in realtà che non è che c'è il primo della classe, fondamentalmente tu lui dà tutti le stesse cose, poi chi dimostra di più emerge. Cioè, secondo me il fatto che, cioè, secondo me un Theo Le Guerrier non è che viene seguito meno da Presti. Dodicesimo e tredicesimo alla fine sono arrivati, quindi roba, ragazzi. Penso che sia uno dei coach più seri da quel punto di vista. Quindi certo. Poi certo, se c'hai 1000 atleti, io non sono mai per avere troppi atleti, perché poi se ne hai troppi magari diventa difficile seguirli tutti. Tipo Romano. Però mi sembra che Mauro ne abbia quanti? Solo professionisti segue, quando c'era 7-8. Più o meno, anche tanti dilettanti, ha veramente tantissimi. Mauro, guarda. A volte disperato, so perché dicevo Roberto. Onestamente, mi piace abbastanza, ma devo essere sincero: secondo me, non avrà vita facile nella Open. Secondo me, a livello di rotondità, di cose, no. Devo essere sincero, poi magari mi qualcosa migliora, ma non... Di Lorenza c'ha, lo vedo già diverso, anche se anche lui non è che mi entusiasma più. A suo tempo Musi, puntavo parecchio su Musi, ora ormai no. Però... Con l'M come lo vedi con l'M? Spacciato? No, lo vedo male a prescindere da chi va. Lo vedo che ormai ha preteso troppo. È da pensione, Mozzi. Non è recuperato. Ma non è recuperato. Fisicamente deve recuperare, deve ritirarsi e recuperare la sua vita, perché l'è sfondato. È andato. Poi se mi dispiace, però lo vedi che anche quando porta le maglie larghe c'ha quell'addome che ormai è andato. Per motivi che... si sanno, no? Cioè, nel senso, quando insisti, un campione regge anche il colpo in quel senso. No? Non tutti hanno la fisicità per reggere le preparazioni negli anni. È anche giovane, però ormai non le recuperi più. La voglia di... E oltretutto ha perso anche svariati chili, quindi è la metà, è più piccolo, e l'addome ormai è fuori controllo, quindi... Purtroppo è andato. Dopo il Roma Olimpia l'ha fatto, dai. Almeno la soddisfazione di fare un Olimpia c'è riuscito, non è da tutti in ogni caso. Sì, credo. Sì, no, per l'amor di Dio. Ma, per l'amor di Dio. Però... ma cioè 72.000 gare per arrivare a punti. Sì, bella. Se non avesse fatto quelle 70.000 gare, forse era più longevo, secondo voi? Sì, assolutamente sì. Poi il suo preparatore di allora è uno che non ci credeva niente in lui, cioè era evidente, lo sfruttava e basta per avere il suo uomo all'Open, perché Zagarella ormai era andato. La verità si dica. Però Zagarella, tutti gli atleti sono gli strumenti, cioè più che pensare che uno in particolare. Beh, allora no. Per filosofia, come... poi non lo detta così, lo sembra che, cioè, Muzzi Open, Man Physique, Tizio e Sarcone la 2.12, poi non lo ma infatti la Muzzi l'hanno scaricato poco dopo. Allora, una volta, adesso non voglio insegnare niente a nessuno, però i coach non avevano 70.000 atleti, seguivano determinati atleti e quelli li portavano avanti. Adesso ne hai così tanti che guarda l'operazione Sarcone, Sarcone saliva, Muzzi cadeva, adesso è con la Prozis, adesso parliamoci chiaro, sei stato all'Olimpia, sei con la Prozis, è evidente che se tu ci credi al tuo atleta, te lo tieni stretto, lo porti avanti, tant'è che la Yamamoto all'epoca quando perse Presti
ricevette una trambata nei denti che la metà bastò, e pensavano di rifarsi con Muzzi, che poco dopo gli ha dimostrato che non era l'atleta giusto, e tempo di far salire un altro. Lo stesso Zagarella, quando era con la Miyama Moto, lo esaltavano come lo chiamavano, The Italian Oak, non mi ricordo più. Sì, The White Oak. E poi poco dopo un noto publisher italiano, influencer, gli sputava merda addosso che stava a braccetto della Yamamoto. Cioè, è veramente evidente questa fazione. Questa faziosità. Sì, non è bella la faziosità nel bodybuilding, per niente, però assolutamente. È tipica italiana, tra l'altro. Zagarella è stato scaricato perché non aveva grande riscontro, cioè, come personaggio, non tanto come risultati, ma come, proprio esatto, come personaggio, come businessman, cioè non vendeva, la sua faccia non vendeva, e quindi ahimè lì conta solo il soldo, non vendi, non funzioni, via. Cioè, li vedete i video di adesso non dico Presti perché è lui, a parte che secondo me ha un carisma rarissimo, però i contenuti che fa non sono 1001, 1002, ragazzi, pollo, tacchinel, cioè non fa questi contenuti. Quegli altri fa sta roba qui. E tu chi sei? Perché se non hai niente da dire. Hai capito? È quello da dire che l'ha. È quello il discorso. Beh, lui stesso in un'intervista appunto ha detto che un bodybuilder come Arnold, dove lo mettevi, faceva film, politica, quel che vuoi, poteva parlare di qualsiasi altra cosa, mentre bodybuilder come, lui ha citato Ronnie Coleman, ha detto, lui ti sapeva solo dire yeah buddy, lightweight e fare quello che faceva, non poteva fare altro. Allora, Coleman ha 8 titoli, Cutler ne ha 4, ma Cutler lo devasta come personalità, come atleta, come ambasciatore dello sport, cioè non c'è come post carriera, proprio post carriera è un grande, la mamma mia. Lo amo. Lo stesso Lieni, che è un signorotto Mister Olimpia, anche lui tutti se lo scordano, però è molto più rispettato del Mister Yeah Buddy, perché è uno che si è costruito una carriera successiva. Coleman veramente sono persone, sono proprio venduto. Coleman Cutler è laureato, no? Sì. Non lo so, onestamente. Sì, è laureato. Anche Arnold è laureato, Coleman no. Ma la maggior parte della formazione fa tanto su quello che fai dopo. Assolutamente, assolutamente. Infatti l'idea del bodybuilder sempliciotto, stupido, alzo pesi, mangio, cioè un po' fanno stereotipo, ma in realtà tanti sono... ma però, come dice Andrea, è così, purtroppo. Cioè, sono i primi bodybuilder che remano contro l'ambiente, ghettizzandolo. E quello è il problema. Quindi se tu già lo... Cioè, come se i calciatori parlassero male del calcio e invece che promuoverlo creassero fazioni interne allo sport e agli altri calciatori. Il pubblico cosa vede? Vede delle persone che fanno la stessa cosa che litigano tra di loro. Cioè, è follia. Nel senso, qualunque altro sport non sarebbe concepibile una cosa del genere. Il bodybuilding, secondo me, Presti è stato uno spartiacque. Cioè, un prima. Andrea è una persona molto ha fatto qualcosa di pazzesco. Quindi sì, no. non è questione di simpatia o meno. No, a livello di comunicazione è una spanna sopra gli altri. Sicuramente. Un mostro. Mostruoso. Cioè, poi fisicamente, ragazzi, sia un caso unico. Esatto. Il fisico anche. Cioè, non solo quello che ha fatto dal punto di vista imprenditoriale, ma oggettivamente è il miglior bodybuilder italiano. Di sempre. Perché sì, questo sì. Anche nel passato. Avanti. C'è Columbo. Anche Columbo. Sì, Columbo è... Columbo è sardo. È americanizzato, dai. Non è italiano, ma è sardo. Sì, o è. Che tra l'altro, come ho letto in qualche polemica, in realtà Columbo ha vinto sia la 212, chiamiamola 212. Che stronzata. Lui ha vinto una stronzata gigantesca quella. Anche lì per screditare Derek, sempre per screditarlo. Esatto. Ma l'hanno scritto anche sotto il video celebrativo. Ma no, ti sbagli, non è vero, l'ha vinto. L'hanno detto proprio all'Olimpia, hanno fatto dopo che ha vinto, hanno detto che era il primo che vinceva entrambi.
Ma perché è così? Da quando hanno fondato la categoria 2-12 è il primo, quella che c'era con Colombo, non c'era una vera e propria categoria, cioè era proprio fatto diverso l'Olimpia. C'era, c'era sì, 96 kg, ma non c'era il Mister Olimpia dei 96 kg. Cioè, il Mister Olimpia nella classifica di Wikipedia è Arnold in quegli anni. Esatto. No? Sì, sì. Poi non riceveva un premio Colombo, poi tra l'altro. Colombo perdeva. Una pacca sulla spalla. C'era 2-12 Olimpia con la medaglia e quindi non, cioè, non, secondo me non so, la polemica è inutile, ecco, dire che... Però vabbè, gli italiani gli piace fare ste robe, è inutile negare. Le stronzate quindi contenti. Siamo i numeri uno. Vabbè. Siamo sempre stati divisi anche come nazione, quindi ci sta. Ma sì, litigano per tutto. Tant'è che la cosa più stupida che sento nel bodybuilding da 20 anni, forse di più, è che se non hai fatto le gare non puoi parlare. Cioè, ma è veramente una stronzata, ma di proporzioni galattiche, ragazzi. Sì, come se chi fa la cronaca delle partite di calcio deve essere per forza calciatore. Esatto. Perché infatti Steve Weinberger è un famoso 8 volte Mister Olimpia. A me è stato molto, però io non l'ho mai visto quel perizoma. Però... No. Non lo so, magari mi sbaglio. Forse la moglie. No, la moglie gareggiava. Lei sì, lei sì. Az, era tosta. Anche troppo. Troppo, sì, effettivamente no. Diciamo che lei è il bodybuilding hardcore. Comunque La classifica dovevamo dire, ci siamo persi, esatto, sì, la famosa classifica di Romania. Li sapete tutti i partecipanti, come si fa a mettere uno l'inquadro dello schermo così li vediamo tutti? Guarda, se lo faccio probabilmente il mio computer esplode. Ti dico a voce, allora c'è, vabbè, Nathan, Samson, Berustamani, Presti e Marcelo De Angelis. Fine top 5 è quella. Beh, direi che quella è la top 5, sì. Io vedo il bel duello tra Samson e sul Marcello De Angelis. Marcello. L'ho visto male, molto male. L'ho visto un po' fuori forma, cioè non tirato. Allora, no, più che altro è che quella bellezza estetica che aveva la sta perdendo totalmente. Cioè, l'addome che è andato, Girovita si è allargato, e i dorsali che già non erano proprio il massimo, con Girovita più largo così, stanno sparendo. È più grosso, però quell'effetto wow che aveva. Milos. E quello, non mi aspettavo che Milos è il marchio di fabbrica. Porca miseria. È un Dauda 2.0. Beh, Dauda, ragazzi, se non tiene dentro la pancia, stia laterali che... No, ma veramente, Marcello lì, Orsi MD, ha preso veramente tanti chili. È tipo, sfondato. Ma tipo 20 chili ha preso, veramente. Cioè, ma non 20 chili proprio da quando, l'ultima volta che ha gareggiato, mi sembra che era 101 quando ha preso la Procard. Era bellissimo. Poi ha fallito nella 212, nel Classic, perché non è rientrato nel peso. Quindi è passata la Open e questa ha messo su 20 kg. Penso che ne riperderà 3-4 per la gara, ma sono tanti. E secondo me, non lo vedo messo bene. Ma il terzo, chi ci mettiamo in quella classifica lì? Peccato che ci metto primo. Primo io Dauda metterei. I primi due sono loro due, uno per l'altro, vedremo. Io sarei curioso di vedere Tabani e De Angelis. Tabani è bello. Tabani è un ottimo bodybuilder. Sì. Mi piace un casino. Però mi sa che anche lui con due... appeal mediatico. Diciamo. Presti, lo mettiamo quarto, secondo terzo. Quarto, quinto. Addirittura quinto. No, dai, quinto. Se metti Dauda, metti un Dauda. Tabani che in forma, ci metti Nathan De Ascia, poi Presti qua, ma sì, ma quarto ci sta, per me ci può andare. Sì. Comunque non è una gara facile, magari si pensava di andare lì, però non è facile sta gara. No e che non c'è Criso, poi fortuna che non c'è Criso, se no il livello era alto, ma è alto anche così, dai. Sì, tra l'altro è troppo alto. Avete visto i primi comparison di Presti accanto a come si chiama, Grimes?
Sì, no. Sì, mi ricordo. Non, sì. Non era così lontano, eh? Non era così lontano. Tolte le gambe. E un ma guardando anche il giudizio dei commenti che ho visto sotto, in tanti comunque stavano dando a Presti parecchio riscontro positivo. Ma quali comparison? All'Olimpia o così fatti dai fatti? Olimpia. Olimpia, pregiato. Ma li hanno mai messi? Secondo me ha avuto un po' di sfiga che gli hanno fatto fare questi confronti alle finali, che ce li hanno fatto fare un round alla fine, perché ormai via, i giochi sono fatti. Se li avessero fatti fare di più al pre-gara, nel secondo call-out, sicuramente, molto probabilmente, sarebbe arrivato decimo o undicesimo. Sì. Ma lì se lo sono dimenticati proprio nel pre-judging. Quello è stato brutto. Brutta, cioè, quella no, è grave come cosa. Cioè, poi erano in 16, ma lui c'erano in 500. Cioè, poi lui stesso si è lamentato perché ha detto che si sono dimenticati lui, poi l'ha messo al centro quello che vuoi. Quando gli hanno fatto fare il secondo call out, ha detto che non gli hanno fatti posare tanto, hanno fatto poche pose. Un giro. Cioè, si può all'Olimpia fare un giro di pose nelle finali? Ecco, per la top 10, cioè un giro per la top 10 stiamo parlando, quindi ragazzi. Voi concordate che se lo sono dimenticato? È probabile. Un po' sospetta è la questione, dai. Un filino sì. Anche perché c'è passato... Quindi non mi dovevano dissare. 6 o 7 secondi buoni sono passati dall'ultima chiamata a quando... Ah, è number 10 Andrea. Ma in realtà... Ma guarda, ho visto tante volte accadere questa cosa io. L'ha detto anche magari, Andrea. Visto tante volte. Anche secondo loro doveva essere... Cioè, loro hanno fatto primo call-out. Nel secondo call-out loro lo dovevano mettere lì, secondo me. Cioè, non è che se lo sono scordato nel terzo, è che non l'hanno messo nel secondo. Non l'hanno messo nel secondo. Nel senso, loro hanno chiamato il secondo, forse non hanno contato bene i numeri, e no, cioè, loro pensavano nel terzo Presti non deve andarci, e quindi non avendolo chiamato nel secondo, se lo sono scordato. Quindi secondo me così è andato, capito? Quindi no? Lemme non mi doveva dissare? No, secondo me no. Anche no, io ho visto il video di Lemme. No. No, ma perché oggettivamente questi cazzo di non l'hanno Lemmental. L'ha detto pure lui in un video con Mauro che c'è stato qualcosa che non tornava e quindi che sì, non l'avevano messo nel call out giusto. Sì, sul canale di Tsunami Nutrition. Sì, l'ha dichiarato lì. Lo dico vero. Diego. Beh, ogni tanto con Andrea accannano qualcosa, quando lo mettono settimo per non si sa quale alchimia strana. Corretto, lo trattano malissimo ogni volta, incredibile. Sì, c'è qualche magagna sempre, sì. Fa tutto perfetto e succede sempre qualcosa. Quest'anno l'ho visto molto, ma molto, molto bene, molto bene. Assolutamente, mandami il video dopo. Riccardo Junior, mandami il video dopo. Ah, va bene, senz'altro. Come ce l'ho duro in questo momento? Vabbè. Comunque però in Romania no, non può vincere secondo me, però bella figura sicuramente la può fare. Tra l'altro, visto che è a zero carbo da giorni, cioè Presti a zero carbo, vuoto. È come vedere un bianco vincere i 600 metri, le Olimpiadi, impossibili. Sì. Impossibile. A zero carbo, strano. Io, ragazzi, scusate, devo scappare che domani mattina devo alzarmi prestissimo. Va benissimo, grazie della partecipazione. Grazie, ciao, veramente. grazie mille. Ciao. Secondo me porta qualcosa di speciale, però quarto quinto secondo me, perché così non lo vedo. Primi due posti sono già occupati. Secondo voi impossibile? Cosa? Top 3 impossibile per Presti in Romania? No, è tosta, però è tosta. Non impossibile, ma tosta. Sì. Che comunque, oddio, ascolta, cioè, consideri Sassi. No, però una domanda anche interessante, ma indipendentemente dal terzo o quarto posto, no? Ma voi Presti al prossimo anno ce lo rivedete all'Olimpia oppure no? Sì. Per come lo stanno riorganizzando? Assolutamente sì. Sì, lo rivedo anch'io. Sì. Fattibile, sì. Sì. Fattibile, quindi. Sì. Per me sì, perché comunque ha
cioè uno status consolidato, cioè di costanza, condizione, viene considerata anche quella cosa lì, nel senso non è un atleta che ha dei cali, si presenta bene, poi off, cioè lui c'ha una qualità con tutti i difetti che sappiamo, ma c'ha una qualità costante, quindi per me la sua gara se la rivince, una gara se la rivince tranquillamente. O in Portogallo, o in Portogallo dove porta fortuna, o magari un'altra gara così. Tu non pensi che ce la farà, Diego? Non lo so, il fatto è che non so se hanno ridotto anche il numero di gare, oltre ad aver ridotto il numero di atleti che si possono qualificare, quindi Nick Walker si deve riqualificare. Ma secondo me Andrew Jacket si deve riqualificare. La Brada si deve riqualificare. Tabani si deve riqualificare, De Asha si deve riqualificare, un sacco di gente, e hanno ridotto le gare. Poi non ci scordiamo che ci sono gente come Brandao che quest'anno l'ha saltato. Ecco, può darsi Brandao, che Bona che ti riprova una gara. William Bona, l'anno prossimo, secondo me, l'Olimpia. Cioè, allora c'è Akin Williams, Brandao, Fitzwater, Hollingshed. Poi Olis, chi... bravo, bravo. Forse Bonac. Un possibile Godvito. Quindi secondo me deve avere la fortuna di beccare la gara giusta, perché a volte capitano le gare come questa in Romania che ci sono 47.000 cristiani, e poi la gara come magari può capitare che non c'è nessuno, come quando ha vinto, come si chiama, il tedesco Fritz, là. Sì, no. Bisogna beccare la gara giusta, però l'amico Fritz. Gli americani, cioè, ma scendono in Europa a gareggiare. In realtà le gare non le hanno ridotte, secondo me. No? Deve ancora uscire il calendario. Cioè, quest'anno erano più o meno le stesse. Non c'erano i punti. È vero che, non essendo qualificati i primi 5 all'Olimpia, sono due, come hai detto te, due top 5 che dovranno fare le gare. Oggettivamente, arrivando anche, mettiamo 12, era il posizionamento giusto, ha lasciato dietro 5 qualificati diretti. Quindi vuol dire che su 5 gare in cui si è qualificato Ross Fleming, Phil Klahar, l'avrebbe battuti. Quindi secondo me, direi quasi sicuramente. E secondo me anche Mostafai e Griffin può ribattere tranquillamente. Assolutamente. Tanto, Griffin è coppia. Griffin l'anno prossimo partorisce. Sì. Poi ci sarà anche Brett Wilkin, anche lui, Un altro che assente. Ragazzi, lui... seguo Cesare anch'io. Penso che ci possiamo salutare tutti abbastanza, penso che ci siamo detti tutto alla fine dell'Olimpia. Anche di più. Mi ha fatto piacere, ragazzi. Come anche sempre, pensavo sarebbe venuto fuori un puttanaio in 6, però no, ce l'abbiamo fatta. Siamo abbastanza educati, dai. Qua, poi nel privato, un'altra roba. Volevi che andassi a Ciara, Fabietto? Per l'amor di Dio. Vai, poi va, sarà interessante vedere appunto il post-Romania. Ciao, ragazzi. Buona serata. Ti giro il video, alla prossima. Ciao. Vai. Ciao.